L'8 marzo si festeggia la Giornata Internazionale delle Donne, una ricorrenza nata per celebrare le lotte per i diritti femminili. Questa giornata ha radici che risalgono ai primi anni del secolo scorso ed è legata alle mobilitazioni operaie e femministe negli Stati Uniti e in Europa. In Italia viene celebrata per la prima volta il 12 marzo 1922, ma è solo a partire dal 1945, con la fondazione dell'Unione Donne in Italia, che viene associata all'8 marzo. Il biennio 45-46 è stato cruciale anche perché le donne hanno conquistato il diritto di votare e di essere elette. Un cambiamento epocale che farà sì che all'interno dell'Assemblea Costituente siano elette 21 donne, che, per la prima volta, hanno portato il punto di vista femminile all'interno delle istituzioni. In questa giornata è importante ricordare alcune tappe fondamentali per la conquista di una maggiore parità di diritti nel nostro Paese. Negli anni 70, la riforma del diritto di famiglia introduce il principio di uguaglianza tra i coniugi e viene varata la legge sulla tutela della maternità e dell'interruzione di gravidanza. Negli anni 80 viene eliminato dal codice penale l'attenuante per il delitto d'onore. Negli anni 90 la violenza sessuale da reato contro la morale diventa reato contro la persona. Negli anni 2000 viene introdotta la legge sulle pari opportunità in ambito professionale, la legge sul codice rosso che introduce misure specifiche in casi di violenza domestica e di genere e diversi provvedimenti legislativi per una maggiore conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia. Anche il Formez farà la sua parte in tal senso, garantendo ai propri dipendenti istituti contrattuali come il lavoro a distanza, la banca ore ed il part-time. Tanto è stato fatto, ma moltissimo rimane ancora da fare. La conquista della parità di genere passa anzitutto attraverso un cambiamento culturale, ma anche bisogno di una maggiore consapevolezza da parte delle donne del loro valore, delle loro potenzialità e del ruolo fondamentale che svolgono all'interno del tessuto sociale.